Ehi, lo sai che su Fandomio puoi acquistare qualsiasi gadget a tema Marvel, DC, serie TV, anime e trovi di tutto, magliette, Funko Pop, action figure e con il codice JAXAD hai anche un piccolo sconto. Link in descrizione. E rieccoci con Spider-Man No Way Home. Ragazzi, è tornato di moda, se ne parla di nuovo con questa versione estesa che hanno annunciato e oggi vediamo un video molto interessante di Matt McClurg. Si tratta di una delle persone che ha lavorato agli effetti speciali di Spider-Man No Way Home. E in questo video, che dura più di 2 minuti, ci sono delle scene tagliate dal film con effetti speciali non completi. Cioè, questo è un video pieno di effetti speciali non completati, tra cui scene che abbiamo già visto anche nel film, ma molte che non abbiamo visto. Quindi sono molto curioso di vedere di che cosa si tratta e quali sono le scene che hanno tagliato. Spider-Man No Way Home Pre-Visualization, ecco qui. Benissimo. Ecco, già questa prima scena non si vede nel film, cioè sì, la scena del ponte ok, ma con gli elicotteri così non si era mai visto, quindi ecco, qui la parte in cui c'è Electro e Uomo Sabbia, qui la dimensione specchio, ecco qui, per esempio, sulla Statua della Libertà non si era mai visto il simbolo di Strange, insomma, delle sue magie, e anche questa quindi una cosa nuova. Che non si è visto, che okay, qui Spider-Man che vola verso l'infinito e oltre, ok, anche questo Spider-Man che guarda il tramonto non si è mai visto. Ok, Spider-Man che vola con MJ, questo si è visto, si è visto. Anche il ponte, sì, anche questo. Ok, l'elicottero che arriva così però non si era visto, mi sa. Ok, loro che scappano sotto la metro, questo sì. Anche il Sancta Santorum si era visto. Strange e Peter. Dove c'è l'incantesimo? Ok, questo si era visto. Magari non proprio nella stessa maniera. Ok, anche questa qui con Strange che separa l'anima dal corpo di Peter. Dimensione specchio, beh, questo è simile, magari non quella scena di prima. Qualcosa cambia. Ok, questo si era visto quando si spacca, tipo si distrugge la dimensione specchio, una ragnatela enorme. Ok, qualcosa sì, qualcosa no praticamente. Doc Ock che arriva e combatte con Spider-Man. Ok, questo si era visto. Anche questo dove salva la macchina lì con le persone dentro. Combattimento un po' diverso con Doc Ock, bene, bene. Ok. Anche questo per esempio, aspetta, non si è visto. L'Uomo Sabbia e Peter che vedono Electro in questa forma gigantesca non c'è. Anche questo combattimento con Doc Ock è un po' diverso. La scazzottata con Norman. Vedi, questa versione di Electro così gigantesca non c'era nel film. Ecco i tre Spider-Man. Ah, c'era una scena in cui praticamente tutti attaccavano i tre Spider-Man, Goblin compreso, e non come nel film che poi arriva dopo. Ok. Ecco i tre Spider-Man che si lanciano, con la scatola in mano Peter, tra l'altro. Ah, questa non si era vista, il portale che si apre e i tre Spider-Man che raggiungono la Statua della Libertà. Ok. E vedi quando dicevo nel video di ieri che ci sono delle scene estese, prolungate? Ti fanno vedere delle piccole parti che non mostrano la versione originale. Ok, questo sì. Goblin che attacca con le bombe, si era già visto. Peter che cerca di salvare MJ. L'Uomo Sabbia che cerca di mangiare Tobey Maguire. Ah, lo Spider-Man di Garfield che dà la cura a Maguire invece di Holland. Come accade nel film. Ok, tre Spider-Man che si lanciano in volo, però con Holland che ha in mano la scatola. Bene, bene. Ok, una versione diversa di loro che volano. Ma forse questa era anche più carina. Ti do la verità, guarda che figo. Forse era anche meglio così. Con certe inquadrature fatte un po' meglio. Bene, 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 bene. È interessante, ragazzi, interessante. Questo video può darci un'idea di quello che vedremo a settembre con la versione estesa. Ovviamente non so se questa roba verrà inserita, però comunque
come dicevo anche ieri, ci sono delle scene che abbiamo visto anche in questo video dove si prolungano delle parti che abbiamo sì visto, ma non così lunghe. Per esempio, i tre Spider-Man che vanno sulla Statua della Libertà dopo che è stato aperto il portale è una cosa che non abbiamo visto. Non cambia niente una cosa del genere, non ti dà una visione più, come dire, completa, non è che migliora il film, però c'è anche questo, anche scene diverse dei tre Spider-Man che volano, insomma, cose in più. Più le scene aggiuntive dove effettivamente viene detto qualcosa in più potrebbero rendere Spider-Man No Way Home non un grandissimo film perché comunque avrà sempre i suoi difetti. Ma comunque potrebbero proporci una versione, tra virgolette, un po' più interessante. Ma ripeto, nulla che possa cambiare del tutto questo film. Quindi, detto questo, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. Se ci sono state delle scene in questo video che avreste voluto vedere all'interno di No Way Home e che magari vedremo nella versione estesa, io come già detto in questi giorni vorrei vedere delle scene in più di combattimento, magari un po' più fighe, ma anche qualche swing in più di tre Spider-Man. Questa cosa in più male non farebbe, ma non credo comunque che ci sia materiale su questo. Però ci sono tante altre scene che, se completate, possono darci qualche sguardo in più, qualche scena in più d'azione. E quindi ben venga, perché comunque è molto gradevole. E nulla, attendiamo i prossimi giorni per sapere qualcos'altro, per vedere un po' se la Sony inizierà a tirar fuori qualche trailer con questa versione estesa per farci capire un po', per mostrarci quali sono effettivamente queste scene in più che vogliono aggiungere. E niente, come sempre, vi terrò aggiornati non appena ci saranno nuove informazioni, nuovi dettagli di cui discutere. Detto questo, iscrivetevi al canale su Twitch e tutti altri social in descrizione. E niente, ci vediamo alla prossima e torneremo ancora a parlare di Spider-Man No Way Home versione estesa. Un saluto a tutti e alla prossima.